Le bugie raccontate da Rinaldo Melucci vengono tristemente a galla in consiglio comunale. Infatti il commissario ferrarese, commissario appunto per i giochi del Mediterraneo, ha dichiarato: io non ho ricevuto, non ho trovato alcun progetto da parte dell'amministrazione Melucci. Sono affermazioni molto pesanti e veritiere. Quello che avevamo detto io e Massimo Battista ha avuto purtroppo riscontro, era la pura verità, e nessun progetto ovviamente neanche per lo stadio Iacovone. Ma sentiamo cosa dice Ferrarese, sentiamo proprio la sua viva voce. Ma quando sono arrivato io non c'era un progetto, non c'era un progetto. Quando si parla di progettazioni, si parla di progettazione di massima. Quando si parla, io non voglio parlare di rendering, il rendering costa 5.000 euro, la progettazione di massima costa qualcosina in più. Quando mi si dice, ma attenzione, abbiamo bisogno dei fondi per realizzare i progetti, posso capire i grandi progetti, ma ce n'erano anche di meno importanti, però o te ne occupi, nella mia vita poi faccio questo di mestiere, cioè quando si prende un impegno o ci si occupa, oppure si lascia stare e si dice al comune io non sono capace di farlo. Non ci si occupa a metà realizzando una piccola progettazione o una parte di progettazione. Questo è accaduto. Chi doveva realizzare i progetti per il comune lo ha fatto a metà e ha lasciato anche il comune in brache di tela. E abbiamo ascoltato quindi le parole di Ferrarese, ma le favole venivano raccontate non solo da Rinaldo Melucci, ma anche da altri uomini a lui vicini, come della sua amministrazione, come per esempio Luca Contrario, il quale in piena campagna elettorale il 13 maggio 2022 affermava testualmente, c'è un post su Facebook del 13 maggio 2022, non potevo attendere, sono venuto ad informarmi, il progetto dello stadio c'è, concreto, ed evidentemente con un grande lavoro dietro, c'è da attendere qualche giorno ed avremo bellissime notizie. Anche qui le favole raccontate da Luca Contrario, nessun progetto, uno stadio che si è ridotto a come lavori, ci sarà una semplice ristrutturazione, semplicissima, quella che doveva essere la favola del nuovo stadio raccontata da Melucci, come appunto lo Juventus Stadium con la torre di 5 piani, con la piastra commerciale, nulla di tutto questo, solo favole. Con un'ulteriore beffa, un ulteriore danno alla città. Per l'esecuzione dei lavori il Taranto Calcio per 2 anni giocherà lontano dallo stadio Iacovone. Cari tifosi rossoblù, ora sapete bene chi sono i responsabili. Rinaldo Melucci e la sua amministrazione. Nessun altro. Che non accampassero più scuse e che davvero non si arrampicassero sugli specchi, lo facessero per un atto di dignità nei confronti della cittadinanza.